Benvenuto. Oggi vedremo come si prepara una crema pasticcera alla perfezione. Per primo, scaldate 500 ml di latte con la scorza di un limone. Dovete solo scaldarlo, non bollirlo. Aggiungete mezzo cucchiaino di zucchero vanigliato. E mescolate, portate non in ebollizione. Quando vedrete le prime bollicine sui bordi, spegnetelo. In una ciotola versate 100 g di zucchero e 4 tuorli d'uovo. Mescolate il tutto. Quando i due ingredienti si sono amalgamati bene, andrete ad aggiungere 30 g di amido di mais, sempre setacciandolo. Mescolate di nuovo il tutto con un frustino fino ad ottenere una cremina, senza alcun grumo. Dopo aver sbattuto le uova assieme allo zucchero e alla farina, che si saranno sciolti bene senza alcun grumo, andrete ad aggiungere un mestolo di latte filtrato con il colino che servirà per uniformare la massa. Dopo mescolate il latte, dopodiché andrete ad aggiungere il resto del latte, mescolando sempre velocemente per uniformare il tutto. Dopodiché andrete a versarlo nel pentolino e portatelo in cottura, sempre mescolando a fuoco basso. La crema si formerà velocemente. Non cuocetela troppo perché altrimenti si formeranno i grumi. Quando inizia a bollire, come nel video, spegnete, versatela in una ciotola e mescolate velocemente per farla raffreddare e renderla lucida. Poi la coprite con la pellicola per non fargli prendere aria. La crema pasticcera si mantiene in frigorifero per 4-5 giorni. Potete anche congelarla. L'importante è che la tirate fuori la sera prima e la mettete nel frigorifero e prima di usarla la passate con la frusta elettrica. Se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like, iscrivetevi al mio canale di cucina. Provate la mia crema pasticcera e ditemi cosa ne pensate. Ciao ciao, a presto da Gian. Vi aspetto alla mia prossima video ricetta.